Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi un nuovo svuota la spesa, però questa volta ho cambiato perché siamo andate al Lidl. Vi faccio vedere già le buste che ho qui e direi di iniziare perché ho due belle buste piene. Prima di tutto ho preso queste buste di plastica, queste più classiche del Lidl, che vengono 99 centesimi l'una e ne ho prese due. In realtà poi dopo ho scoperto, ritornando in macchina, che in realtà ce l'avevo. Comunque salutiamo anche l'albero che dovrebbe andare via, penso domani lo toglierò, anche perché ormai il Natale è già bello che è andato. Allora, ho preso una cosa che boh, mi ha incuriosito. Io vabbè, mi lascio incuriosire facilmente. Questo pane è tutto morbidoso, si chiama Saltimbocca della Casina, lunga lievitazione cotto su pietra. Mi ricordava, non lo so, mi ha incuriosito perché sembra veramente buono e quindi ho deciso di prenderlo per provarlo. E questo qui, che comunque sono quattro, e belli grandi, li ho pagati 1,59 euro. Poi ho preso, faccio vedere questa che è praticamente la scatola vuota, che già l'ho messa al freezer per paura appunto che scongelasse, perché comunque ci vuole tempo dal Lidl a qua, ci vuole di più rispetto alla casa precedente. Quindi niente, l'ho già messa in freezer ed è l'American Pizza, questa qua tutta al formaggio, non lo so, proveremo, l'ho vista abbastanza alta. È stile americano della McKennedy, sono super curiosa di provarla, e perché ci sono parecchie cose della serie quella americana, poi tanto la vedrete perché ho preso più di una cosa. Allora, la pizza che si chiama Loaded Cheese, 1,99 euro. Poi ho preso sempre della linea americana questi qua che sono dei mini brownie, sono curiosa di provare. Sono praticamente 8 e sono appunto con pezzi di nocciola all'interno. Sembrano davvero, mi sono curiosita. Sono 200 240 grammi e sono 8 merendine. E questi qua li ho pagati 1,29 euro, tanto per cambiare, diciamo. Poi abbiamo preso questi che sono i preferiti di Rebecca, che sono praticamente i cornetti con il gusto. Se ne è preso addirittura 3, sì, 3. Non so se ci sta scritto sopra quanto li abbiamo pagati, no? Mi pare di no almeno. E veramente questi li prende sempre. Ogni volta che andiamo mi chiede di questi qui. E i Würstel, 3 pezzi, 2,37 euro. Poi continuiamo col reparto pane, forno, diciamo. Ho preso questi paninetti all'olio piccolini, ne ho presi 6 perché appunto sono abbastanza piccoli. Vi faccio vedere da vicino, vedete quanto sono piccolini. E questi qui si chiamano Morbidino ed era comunque un prodotto nuovo della Lidl, perché non c'era proprio scritto prodotto nuovo, e 6 ne ho pagati 90 centesimi. Poi ho preso un'altra cosa che è mio ed è il pretzel, guardate quanto è carino. Ne ho preso un pezzo solo perché basta e mi avanza. E questo qui viene 39 centesimi. Poi reparto melanzane, sapete la mia storia delle melanzane, che ne prendo sempre una sola, perché appunto Rebecca molto spesso non le vuole e comunque una mi basta, poi la prossima volta ritorno e me ne compro un'altra. E questa melanzana l'ho pagata 1,14 euro. Questa volta non mi hanno detto niente che ho preso una melanzana sola. Poi una cosa che ha voluto Rebecca sono queste cheesecake, che vedete sembrano super buone. Comunque vi faccio vedere da di qua, veramente sembrano buone. Poi vi faccio sapere, come sapete Rebecca è il nostro critico per quanto riguarda il cibo, e sono tre, c'è scritto che sono prodotte in Inghilterra e sono della Hatterwood. E queste qui, le cheesecake, sono al ribes nero, le abbiamo pagate 1 euro, cioè l'ho pagate 1,79 euro. Poi ho preso dei pomodori per una ricetta che dovrò fare domani, però mi manca un ingrediente principale che prenderò domani al Carrefour perché non c'era finito quello che mi serviva, e domani devo fare una ricettuzza, quindi qua ho preso i pomodori semplici a grappolo che ho pagato 77 centesimi se non sbaglio. Poi ho preso questa mozzarellina di queste qua che non sanno più niente, con poche parole queste così, però non l'ho mai presa, della Milbona, della linea Skyrella, ad alto contenuto di proteine e basso contenuto di grassi, quindi
Boh, secondo me è utile quando magari vado al lavoro, non la voglio portare, devo trovare un modo per portarmi un pranzo al lavoro perché sennò è sempre il dramma. E quindi, boh, ho detto ne prendo una così la provo, se mi piace poi dopo magari me ne riprendo. E sono 125 grammi peso netto sgocciolato e questa l'ho pagata 99 centesimi. Poi abbiamo preso una Coca-Cola piccola perché comunque la Coca-Cola un pochino a casa ce l'abbiamo sempre, anche se io comunque cerco di evitare perché sennò tutta questa Coca-Cola insomma non è che fa granché bene. E la Coca-Cola l'ho pagata 1,29 euro e questa qua è da 1 litro immagino, sì, mentre quell'altra di solito che prendiamo è 1,5 litro. Poi un'altra cosa che ho preso che voglio ogni tanto sostituire al latte magari di mattina è la spremuta d'arancia, questa è 100% frutta e mi sembra pure dietro, sì, ci sta scritto anche dietro, è frutta 100%, quindi questa è perfetta. Molto spesso non ho il tempo, magari di mattina già mi sveglio prestissimo, quindi di mettermi proprio a farmi la spremuta, quindi è molto comodo avere questa tipologia di prodotto. E il succo d'arancia l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho preso questo formaggio fresco che ne avevo sentito parlare un bel po' tempo fa, senza grassi, quindi magari per fare quelle sfoglie, quei cornetti salati che ho fatto in un vlog con le zucchine e poi delle volte magari anche a Rebecca mi invento qualcosa. E questo qui l'ho pagato 65 centesimi, quindi un ottimo prezzo. Poi non possono mancare i salti in padella Findus che devo mettere subito in freezer perché sennò si scongelano, ma questi li ho presi perché li utilizzo spesso e poi perché li ho trovati comunque a un prezzo più basso perché li ho pagati 2,59 euro. Vado a metterli in freezer. Poi ho preso il cetriolo che è un contorno che piace tanto a Rebecca, quindi lo farò a lei e poi mi servirà anche questo per il video. E il cetriolo l'ho pagato 1 euro, no, l'ho pagato 65 centesimi. Poi ho preso questa cosa qua che non so quanto mi piacerà, che sono i cetriolini sott'aceto, però mi servono per appunto la ricetta. E sono una bella confezione, quindi dopo dovrò trovare altre ricette per utilizzarli, perché sono ben 360 grammi peso sgocciolato e questi li ho pagati 1,15 euro. Poi ho preso, sembrerà strano, però ho preso questo prodotto della Plasmon, che praticamente è la merenda dei bambini. Mi è piaciuto prima di tutto perché vabbè c'è tutta roba, insomma c'è la frutta dentro e può essere comodo da tenere anche la confezione, ho pensato, quando se la porta dietro e per mettere magari poi successivamente nel portapranzo qualcosa. E se l'è preso anche mia nonna e boh, mi è sembrato carino perché comunque è frutta mista e cereali con soli zuccheri della frutta e dei cereali, quindi 240 grammi, scade comunque a settembre 2020, quindi c'è anche tempo per consumarli. E questi Plasmon li ho pagati 1,45 euro. Poi ho preso le lenticchie perché ho in mente di fare le pasta lenticchie, anche se a Rebecca non piace, ma proveremo e proverò a dargliela e vediamo che cosa dice. E sono lenticchie rosse, c'era anche un'altra tipologia, le ho pagate 95 centesimi. Poi, sempre per il video, ho preso un'insalatina, questa qua semplice, il lattugino, niente di che, della Valle Ricca, questo, che ho pagato 99 centesimi. Siamo quasi alla fine. Un altro prodotto americano è questo qui, che adesso assaggerò questo sciroppo d'acero, che è sempre della McKennedy, e Canadian Maple Syrup. Sono 250 ml e non costava troppo, se non ricordo male, adesso ve lo dico. Rispetto magari a quello che trovo di solito, cioè in alcuni supermercati certe volte lo trovo anche a più o meno a questo prezzo, però solitamente costa parecchio comunque lo sciroppo d'acero, quello proprio puro. E questo l'ho pagato 3,79 euro. E quindi ragazzi, arriveranno i pancake. Ho preso questo perché mi è finito per il bagno. E c'era quest'altra tipologia, boh, mi piaceva questa cosa, mi piaceva la confezione sul rosso e ho preso così. E
d'Ebro, enzimi attivi, ace BC gel. Devo dire che con quello, forse la candeggina, forse quello viola, mi sono trovata molto bene, quindi l'ho ripreso. E questo l'ho pagato 1,39 €. Una cipolla proprio contata, dorata, sempre per il video perché mi servirà domani, che ho pagato 18 centesimi. Poi ho preso questi perché li trovo super comodi, ve li faccio vedere da vicino, utilizzerò già da stasera, che praticamente sono il filo interdentale però fatto con il manico, no? Questi sono veramente super comodi perché appunto c'è già il filo attaccato, lo utilizzate, e adesso vedrò con questa impugnatura se mi trovo bene, ma di solito insomma mi piace come tipologia, riesco a pulire anche molto bene. E questi li ho pagati 1,99 €, mentre la maionese ho preso questa qui un pochino più leggera della Calvé con yogurt magro, dove c'è scritto che è meno 55% di grassi saturi, dovrebbe essere un pochino più leggera, adatta ai vegetariani, ideale per pasta insalata. Vabbè, io non dovrò utilizzare per pasta insalata, non penso che vada bene lo stesso, e l'ho pagata 1,49 €. E poi l'ultima cosa è il burro, l'ho preso piccolino perché non ne utilizzo tanto, se no dopo comunque lo devo buttare, e insomma magari anche no, calcolando che scade ad aprile 2020, per me questo è parecchio. E il burro l'ho pagato 1,09 €. In totale ho speso 39,85 €, e devo dire che comunque sono tornata a casa con due belle buste piene. E niente ragazzi, fatemi sapere voi come vi trovate magari con a fare la spesa da Lidl, quale prodotto mi volete consigliare che magari mi sono persa. Io devo dire che mi trovo bene, l'unica cosa è che adesso mi sono allontanata di più, quindi ci metto un po' per andare lì, quindi non è molto comodo per questo motivo, e quindi di solito vado al Carrefour perché è quello più vicino. E niente, se vi è piaciuto questo video mi raccomando non dimenticate come al solito di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, di seguirmi sulla pagina Facebook e Instagram che trovate qui sopra, oppure comunque c'è il link in descrizione. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi!